Allora, buon pomeriggio a tutti gli utenti del monitor che ci stanno seguendo oggi e sono qui in compagnia di un big della Napoli, di un big del pensiero del calcio Napoli, che è Umberto Chiariello. Buon pomeriggio, Umberto. Ciao Rosa, buona serata a tutti. Umberto, allora, c'è un pensiero che attanaglia tutti i napoletani perché diciamo che il Covid ci ha preoccupato, però adesso ci preoccupa non rivedere più i nostri giocatori in campo. Puoi aggiornarci sulla situazione degli allenamenti, della ripresa degli allenamenti? La situazione è particolarmente complessa e non riguarda solo il Napoli, ovviamente. C'è una piccola svolta, nel senso che nonostante le festività del 1º maggio e il weekend, non si sono fermati i lavori. E cosa è accaduto? Innanzitutto il governatore dell'Emilia Romagna ha sparigliato le carte, dando la possibilità dal 4 maggio, nonostante il divieto di Spadafora, il ministro dello Sport, di allenarsi ai club di Serie A dell'Emilia Romagna, che sono ben quattro, cioè Parma, Spal, Bologna e Sassuolo. Ieri il governatore della Campania, De Luca, ha detto di aver ricevuto una lettera dal presidente del Napoli, De Laurentiis, che spiegava tutte le misure di sicurezza che sono state prese a Castelvolturno, nel centro sportivo del Napoli, e ha ritenuto di accogliere questa istanza, ha detto che la farà valutare dal comitato tecnico-scientifico, ma che a suo giudizio non ci sono ostacoli per cui il Napoli, non dico dal 4 maggio, ma di lì a pochi giorni, otterrà il via dal governatore della Campania per potersi allenare individualmente all'interno di Castelvolturno. Questo però è soggetto sia il provvedimento di Bonaccini che il provvedimento di De Luca al vaglio del ministro delle Regioni, che è Boccia, il quale in questo momento è quello più vicino al calcio però, perché se il ministro delle Regioni boccia il provvedimento di questi governatori, come ha fatto per la governatrice della regione Calabria, che contrariamente all'ordinanza nazionale ha riaperto bar, ristoranti, eccetera, si ottiene che queste ordinanze vengono sospese. Quindi si sta creando un gran macello istituzionale. Diciamo che tu hai fatto trasmissioni con i parrucchieri, ho visto con attività che in questo momento sono molto penalizzate. Diciamo che se la tendenza del virus è quella di questi giorni, quando ci sono ancora oltre 200 morti, non è che possiamo essere contenti perché ogni morte è una tragedia, però Chiaro. la tendenza del virus va verso un abbassamento della curva pandemica notevole. Questo potrebbe far accelerare certe riprese. Non è detto che bisogna aspettare il giugno per la ripartenza di barbieri, parrucchieri, centri estetici, ristoranti, bar. Si potrebbe accelerare e d'altronde in certe regioni dove il problema è molto meno grave di altre, è anche giusto che non si aspettino per forza Lombardia e Piemonte e quindi è possibile che ci sia un'accelerata. Gli altri fatti accaduti sono i seguenti: la Lega Calcio si è riunita in videochiamata, in videoconferenza, e ha stabilito all'unanimità di far ripartire il calcio. Quindi la Lega chiederà. Dal Pino, il presidente, del Siervo, l'amministratore delegato, chiederanno al governo, al ministro dello sport, non lo scavalcheranno, non andranno da Conte direttamente, di far ripartire gli allenamenti. In più, la Premier League, i 20 club principali della Premier League, si sono riuniti e hanno deciso di far ripartire il calcio in Inghilterra. Quindi adesso succede questo, che mentre la Francia ha chiuso, l'Olanda ha chiuso, il Belgio ha chiuso, in Argentina hanno chiuso, in Messico hanno chiuso, ma per quel che riguarda l'Europa, i principali campionati europei, la Spagna, la Germania, l'Inghilterra, ripartiranno, dovrebbero ripartire. Il Portogallo ha detto che riparte, a quel punto è difficile che la Serie A non debba ripartire. Tra l'altro c'è stato un avvicinamento tra il CONI e la FIGC, Gravina e Malagò. Malagò e Spadafora in questo momento stanno pappa e ciccia. Quindi Spadafora si potrebbe ammorbidire. In questo momento la situazione è questa: 51% che si riparte, 49% che non si riparte. È molto indecisa la questione. Sembra un po', se mi consenti, che si voglia fare lo scaricabarile delle responsabilità, cioè insomma Esattamente. lo vogliono, però nessuno ci vuole prendere la responsabilità. In questo c'è stato però finalmente
una presa di posizione c'è stata da parte del ministro dello sport, perché se fino a pochi giorni fa c'è stata una reazione molto forte da parte del presidente della FIGC Gravina, che la fece da Fazio. Gravina andò da Fazio e disse: "Non sarò certo io il becchino del calcio italiano". Ieri ha ribadito che se il calcio italiano non riparte si perdono 800 milioni e si rischia il default, il fallimento. Quindi lui non ha nessuna intenzione, la UEFA con Ceferin non ha nessuna intenzione di fermarsi. Spadafora, che mezz'ora dopo il discorso a reti unificate di Conte è andato da Fazio pure lui e ha smentito Conte, perché qui abbiamo i ministri che smentiscono i premier, il presidente del Consiglio dei Ministri, cioè veramente accade di tutto, ora ha detto chiaramente: se non si deve ripartire, la responsabilità me la prendo io, se la prende il governo e quindi ce la prendiamo noi. Questo significa molto per il calcio, perché il calcio a quel punto invocherebbe la forza maggiore, l'impossibilità sopravvenuta per cause non imputabili alla Lega di Serie A, e quindi cercherebbe di tutelare da un lato i soldi che devono derivare dalle televisioni, che in questo momento devono pagare l'ultima rata e non intendono pagarla probabilmente, o perlomeno lo vogliono rimandare. E c'è una cosa che ti devo raccontare su questo. E dall'altro lato possono andare dai calciatori a dire: poiché voi non giocate, e non è colpa nostra, perché è stato il governo a impedirlo, 4 mesi non vi paghiamo. Rispetto al discorso dei soldi, che cosa accade? Il problema è molto complesso, perché il calcio italiano vive dei diritti televisivi. Ci sono presidenti come De Laurentiis che ci perdono soldi, ma non vanno in una crisi pazzesca, perché devono solo trovare le risorse per andare avanti, ma non è letale la mancanza di pagamento alla rata. Alcuni club, il Genoa per esempio, che non paga gli stipendi da gennaio, l'ultimo pagato è gennaio, i soldi della rata che deve pagare Sky e DAZN già se li è spesi, perché li ha anticipati in banca e già se li è mangiati. Se le televisioni non pagano, le banche o le finanziarie chiederanno i soldi indietro e loro non ce l'hanno. Quindi è molto più grave. Il Napoli, da questo punto di vista, è un'eccellenza, ma le altre stanno inguaiate, perché i soldi che devono avere già se li sono spesi. E qui quindi un grande merito al presidente del Napoli, che fino a ieri è stato criticato, se ricordiamo gli ultimi interventi, no, che abbiamo fatto prima dell'interruzione del Vedi, il campionato. discorso è questo. Poi, quando i nodi vengono al pettine, il tempo è galantuomo. Il presidente De Laurentiis, per tante cose, è criticabile nel suo modo di comunicare, di esternare, è sempre pronto ad attaccare, a insultare, a fare, a dire. Cioè, si sa, il carattere suo è sanguigno, non è mai un buon mediatore, è sempre pronto ad afferrarsi con tutti. E questo è il suo limite. Che lui non abbia fatto fino ad oggi un centro sportivo, che non abbia fatto la scuola calcio, che non abbia fatto le strutture, è anche vero, anche questo è un suo limite. Ma che la sua gestione del Napoli in questi anni, che io ho sempre difeso, è stata aspramente criticata, l'hanno chiamato pappone, diciamo le cose come stanno, pappone, mangi solo tu, hai vinto lo scudetto del bilancio, non vuoi vincere. Alla fine poi tutti gli analisti vengono a dire che l'unica gestione oculata di questi anni l'ha avuta lui, che invece di poi ci mangi tu sul Napoli, lì si prende uno stipendio dal Napoli, come tutti coloro che hanno una proprietà e qualcosa a casa portano come guadagno. Però i guadagni del Napoli sono rimasti nel Napoli, non sono andati ad altre parti a coprire altri buchi come il precedente presidente aveva fatto, perché aveva problemi ben diversi. Il Napoli, i soldi suoi, ce li ha nel Napoli. E quando ci sono gli utili, vengono messi a riserva indivisibile, non vengono distribuiti ai soci, cioè De Laurentiis e famiglia. Per cui il Napoli si è creato negli anni un patrimonio netto notevole, ha un paracadute di dimensioni importanti, ha liquidità, non anticipa le fatture in banca, quindi ha una gestione finanziaria oculata, economica oculata, e quindi il Napoli oggi è una delle poche società solide. Quindi quelli che tutti dicevano che era una politica delle formiche, che era una politica sbagliata, che lui faceva il ragioniere, che lui faceva il commerciante, non faceva il presidente, non faceva l'imprenditore, sono tutte fesserie.
si è dimostrato che quel tipo di gestione è l'unica possibile e oculata da farsi. Allora, Umberto, io leggo alcuni commenti sparsi sul web, ok? Sì. Ci sono innanzitutto alcune ipotesi rispetto alla riapertura del campionato, quindi ripartire da delle squadre rispetto a delle altre, ma una domanda che ci si pone è: sarà sempre il calcio di prima? Cioè avremo delle nuove regole, avremo praticamente un nuovo andamento anche dal punto di vista agonistico da parte dei calciatori, no? Perché comunque ci saranno più controlli, i cambi magari potrebbero essere diversi in campo, eccetera. Quindi secondo te questa, anche se si riprendesse a giugno, quindi perché si intende comunque concludere il campionato non sulla carta, quindi non sul tavolo, secondo te poi l'agonismo che fine fa? È una domandona questa, perché c'è da spiegare tante cose. Innanzitutto è intervenuta la FIFA, la Federazione Mondiale Gioco Calcio, che ha stabilito che per tutto il periodo d'emergenza saranno ammesse non più 3 sostituzioni, ma 5 sostituzioni. Ma con 3 soli blocchi, non è che puoi cambiare 5 volte un calciatore, lo puoi fare in 3 volte, cioè nel senso che ne puoi cambiare 5, ma quando fai la sostituzione ne puoi cambiare 2 alla volta. Quindi sì, tu puoi fare 5 sostituzioni, perché in questo modo eviti ai giocatori che devono giocare col caldo ogni 3 giorni la possibilità di infortunarsi, perché ne fai ruotare di più, perché le società hanno speso un sacco di soldi per avere 25 calciatori. In questo modo riduci i rischi, perché in una partita non giochi con 11, 12, 13 giocatori, ma giochi con anche 16 calciatori, la prima cosa. La seconda, oltre al protocollo sanitario, che è il vero oggetto del contendere col governo, perché si devono mettere d'accordo sul protocollo sanitario da seguire, che ha delle, poi anche dei risvolti molto importanti sul piano giuridico, che sono il vero nodo della questione, ci sta anche un protocollo logistico. Cioè la Lega di A ha tirato fuori un documento molto grosso su come si devono comportare con i pullman, gli autobus che devono prendere per fare la trasferta, gli aerei che devono prendere, la sanificazione degli spogliatoi, lo stadio a porte chiuse, le misure di sicurezza. Pare che i calciatori che vanno in panchina, per esempio, devono usare la mascherina, che sul pullman devono stare distanziati. Allora magari invece che con pullman vanno con 2 pullman della società, sanificati, che non vengono toccati da altri. Cioè sono tutta una serie di operazioni logistiche che travolgono il calcio. In più c'è il protocollo sanitario, che è il vero problema, perché poi alla fine il nodo qual è? Se si ammala un giocatore, che succede? Si ferma tutto di nuovo? Punto primo. Punto secondo, di chi è la responsabilità? Se l'assume il medico sociale la responsabilità firmando un nuovo certificato di idoneità? Se l'assume la società la responsabilità? Poi i contratti. Questi contratti che fine fanno? I contratti scadono il 30 giugno. Una proroga generale è possibile? E se non è possibile, firmeranno tutti quanti i calciatori questo accordo? I problemi legali di responsabilità penale e civile e di protocolli ne è pieno il calcio. Per risolvere questi problemi ci vuole tempo, purtroppo. Nel frattempo però dovrebbero ripartire gli allenamenti individuali, perché in questo momento c'è un paradosso: che al parco possono andare a correre in mezzo alla gente, ma in un centro sportivo chiuso, sanificato, controllato, no, è veramente ridicola questa storia. È paradossale, anche perché, se mi consenti, io credo che il gioco del calcio non sia uguale a tutti gli altri giochi. Uno, perché praticamente è uno sport che fa parte dell'istituzione della città, quindi è completamente diverso. E nel secondo aspetto, capito, contempla interessi economici che sono di alto livello e che quindi vanno oltre il confine, diciamo, regionale. Quindi io penso che un attimo più di attenzione, ma anche, e quindi in ambito giuridico probabilmente dovremmo agire più di eccezioni sul gioco del calcio, che è proprio il gioco principale, no, dell'Italia. C'è una cosa che la gente non capisce, perché poi stranamente i sondaggi che vengono fatti, ma io me ne accorgo anche dall'umore della gente, da come mi commentano, la mia posizione non è popolare. Lo schieramento è questo: il Corriere dello Sport e Tutto Sport, che fanno parte dell'editore Conti, che
sono indipendenti, guidati da Zazzaroni e da Xavier Iacobelli, stanno facendo una grande battaglia per la ripartenza del calcio. Io con Radio Punto Nuovo e a Canale 21 sto facendo la stessa battaglia nel mio piccolo. Chi è che è contrario? Il presidente del Torino, Cairo, e il presidente del Brescia, Cellino, perché vabbè, quello retrocede, quindi vuole salvarsi il proprio fondo schiena, diciamo così. Ma Cairo non è un presidente qualsiasi, perché Cairo è anche il presidente di RC Est, cioè ha in mano il Corriere della Sera e la Gazzetta dello Sport. E sta facendo la battaglia per non ripartire, perché in questo momento al Torino, che sta messo male economicamente, sta messo male in classifica, converrebbe, pro domo sua, più chiudere che continuare. Quindi già l'opinione, la stampa è divisa. Sky e DAZN sono per continuare, ovviamente. Ma cosa succede? Che la gente pare contraria alla ripresa del calcio, dicendo: voi pensate questi 4 miliardari. Non è così. Il calcio muove un'industria da 5 miliardi di euro, dallo Stato un gettito di 1 miliardo e 3, di cui il 32% serve per finanziare tutto lo sport nazionale. Ora, se lo sport, che in questo anno si ferma, ha bisogno di soldi, i soldi li dà il calcio. Se il calcio non riparte, il resto dello sport non vede soldi. Seconda cosa, il calcio, oltre a dare soldi allo Stato, oltre a generare un movimento di 300.000 lavoratori, più l'indotto, il calcio non ha chiesto soldi allo Stato. Anzi, ha detto: noi non vogliamo essere privilegiati, per ogni tampone che facciamo ne regaliamo 4 alla popolazione. Cioè noi diamo un contributo, non vogliamo i tamponi per noi. Seconda cosa, il calcio non ha chiesto un euro allo Stato, ha solo detto: ridateci la possibilità di avere le agenzie di scommesse, il betting, che ci avete tolto col presunto decreto dignità, che veramente soltanto in Italia si vedono queste cose, perché nel resto d'Europa non c'è nessun problema. Dici: ma non è giusto incitare alle scommesse. Caro Stato, se non è giusto incitare alle scommesse, tu Stato non fai lo scommettitore con i gratta e vinci, con le lotterie. Perché ci sta gente che con i gratta e vinci si indebita perché piglia la mania dei gratta e vinci. Cioè lo Ma Stato fa le sigarette che fanno morire la gente, però poi diventa la scritta. Cioè il primo ipocrita è lo Stato, però poi fanno il decreto dignità, che è una falsità assoluta. Il calcio sta solo chiedendo di essere aiutato ad andare avanti senza chiedere soldi, anzi li dà. È un'industria come un'altra. Allora, perché si deve fare la battaglia per i parrucchieri? Si deve fare la battaglia per le fabbriche, si deve fare la battaglia giusta per i ristoranti, perché bisogna ripartire. Qua dobbiamo capirci che il lockdown serviva ed era necessario, indubbiamente, per la prima fase. Ora siamo nella seconda fase. Chi dice: ma dobbiamo operare in sicurezza, dice una cretinata. Perché operare in sicurezza significa rischio zero. Allora significa che ora ci addormentiamo e ci svegliamo nel 2022, quando avremo il vaccino e potremo tornare a vivere senza la paura di impossibile. morire. È impossibile. Oh. Quindi noi da ora che abbiamo fermato la pandemia, ma non sono finiti i morti, non so, perché il virus c'è, ma c'è oggi, c'è a giugno, c'è a settembre, c'è anche a ottobre. Quindi non è che cambia molto, cambia solamente che adesso è in fase discendente. A giugno o a settembre la differenza è minima. Bisogna imparare a convivere col virus. La nostra vita, Rosa, non sarà più la stessa per nessuno. Dobbiamo uscire con le mascherine per molti mesi. Dobbiamo mantenere il distanziamento sociale per molti mesi. Dobbiamo imparare a essere meno espansivi, perché gli abbracci, i baci e compagnia bella non li potremo dare più ai nonni, ai parenti, agli amici. Ci dobbiamo salutare col gomito, come si fa adesso, scherzando, col piede, cioè con gli occhi, con le parole, perché purtroppo. Diciamo quell'aspetto romantico che abbiamo lasciato un po' andare in questi anni, no? Può darsi che recuperiamo altri aspetti che sono andati via, ma di sicuro da qui al vaccino ci vorrà minimo un altro anno, ma a dire poco, un anno e mezzo probabilmente. Perché mentre lo testano, hanno le autorizzazioni dalla Fed, da tutte le grandi associazioni dei consumatori, eccetera, e dalle organizzazioni farmaceutiche, lo producono industrialmente e lo commercializzano.
non è una cosa che si fa in 3 mesi, ci vuole un anno e passa. Allora, se noi dobbiamo convivere col virus e la nostra vita non sarà più come prima, leggevo proprio stamattina che ora prendere un aereo sarà un'impresa clamorosa. Dice, chi non lo deve fare online da casa, chi non ha l'online, la rete, non so come fare, dovrà chiamare un'agenzia, un amico, perché il check-in si fa da casa, il bagaglio è un problema. Arrivi in aeroporto e ti misurano la febbre, ci saranno i termoscanner, in aereo ci vuole il distanziamento sociale, i bagagli, cioè, quando scendi devi compilare un modulo e mandarlo prima in aeroporto, dando tutto uno screening dove sei stato, che malattie hai avuto, se hai avuto contatti, se hai avuto quarantena, eccetera. Ora, prendere un aereo sarà una cosa complicatissima. Quel mondo che noi conoscevamo, dove ti svegliavi la mattina, andavi a Honolulu, ti facevi la vacanza, tornavi, poi andavi a New York, poi tornavi, poi andavi a Milano per lavoro, poi a Palermo. Non c'è più. Dobbiamo capire che per molti e molti mesi noi dobbiamo convivere col virus. Quindi la fase 2 è partita adesso e bisogna capire come ci dobbiamo comportare in maniera intelligente, come dice De Luca. Le misure minime vanno prese, impariamo a tenerci a distanza l'uno dall'altro, usiamo la mascherina il più possibile in pubblico di sicuro, andiamo al ristorante, andiamo a prenderci la pizza, ma facciamolo nella maniera intelligente. Ma non possiamo fermare l'economia. Il calcio fa parte dell'economia, è un settore importante, è economia, non è solo. Poi quando la gente dice, ma quella cioè, non c'ho più voglia di calcio, non me ne frega, me ne caccio. Sbagliato. Perché sbagliato? L'Italia su cosa fonda la sua bilancia commerciale, il suo export, su cosa lo fonda? Sul petrolio? No. Sulle materie prime? Non ne abbiamo? No. Lo fonda sui beni di lusso, sui beni voluttuari. L'Italia è famosa per il Made in Italy, quindi noi vendiamo sogni al mondo, gioielli, scarpe, vestiti, tecnologia di precisione, occhiali, vedi Luxottica e compagnia bella. Allora, che facciamo? Tutte le industrie del voluttuario, dell'alto di gamma, non sono beni di necessità. Li chiudiamo e ammazziamo la bilancia dei pagamenti italiana? Uccidiamo le esportazioni? Quindi il lusso, il voluttuario, in Italia è più importante quasi del primario, perché tutta l'attività dell'Italia si fonda sul voluttuario e sul turismo. Perché noi viviamo di turismo, fondamentalmente, la bilancia dei pagamenti italiana. Dov'è che arrivano i soldi dall'estero? Col turismo. Dov'è che Gravemente in difficoltà. noi la corrente la compriamo, noi l'energia la compriamo, il gas lo compriamo. Il carbone lo compriamo, il carburante, il petrolio lo compriamo, perché noi non abbiamo un sottosuolo ricco, non siamo la Germania che ha le foreste della Ruhr, noi non abbiamo le ricchezze naturali, però noi abbiamo altre cose, abbiamo la storia, i monumenti, il clima, il cibo, il vestiario, il lusso. Questi sono il cervello italiano, la meccanica di precisione, l'industria di nicchia, la Ferrari, la Maserati. Allora, noi, se vogliamo ragionare che deve partire solo il primario, facciamo un errore clamoroso, perché quello che poi ci aggiusta i conti è tutto il resto. Quindi va tutto trattato alla stessa maniera. Se il calcio si ferma, il PIL, che già è in calo verticale, cala ancora di più perché il calcio sul PIL pesa. Il 7-8% del PIL. Il calo del PIL in questo momento, la previsione è oltre il 10%, in questo momento è 4,5% sul trimestre, poi si parla di un rimbalzo tecnico, ma se tutto va bene quest'anno perdiamo l'8%, che è una cosa drammatica, e siamo il paese che perde di più al mondo, nel mondo occidentalizzato. Quindi la crisi economica italiana è grave, anche se prendiamo i soldi a prestito. Si calcola che ognuno di noi si sta accollando 48.000 euro di debito pubblico. Cioè, parliamoci chiaro, sì, saltano i parametri, saltano i parametri di europei a cui bisogna stare per stare in un bilancio corretto dei conti, una bilancia dei conti, un bilanciamento dei conti. Però
in questo momento questi soldi che stiamo andando a prendere a prestito, poi fondo salva stati, corona bond, eccetera, eccetera, sono soldi che sono altri debiti in uno Stato che è già fortemente indebitato. Quindi non far ripartire le attività in questo momento è un delitto, non dico più grave di quelli che hanno già commesso, perché poi io vorrei che alcuni amministratori pubblici venissero indagati e colpiti, perché quello che è successo nell'RSA è scandaloso. I morti a centinaia e a migliaia nell'RSA sono una cosa che hanno responsabilità chiare, nomi e cognomi, e sono accadute tutte al nord. Se fosse accaduta una sola di quelle al sud, starebbero gridando allo scandalo in una maniera che non ti dico e non ti conto. C'è gente come Feltri che sta facendo la bava alla bocca perché per una volta non gli par vero che il sud è un esempio per il nord e questa cosa proprio non gli scende. Ma stiamo avendo i complimenti a tutto il mondo, New York Times, oggi è il Paese. E poi io me ne frego se uno è bianco, il giallo, il 5 Stelle, il 27, 27 corone o quello che è, ma se De Luca ha fatto delle cose fatte bene, gli va riconosciuto, perché se no siamo ridicoli. Se io devo fare l'opposizione a te, per il solo fatto che sono l'opposizione devo per forza criticarti, anche se fai bene, sono ridicolo. In questo momento bisogna essere obiettivi. La campagna è stata un esempio di buona gestione. È stata un esempio anche di comportamenti corretti da parte dei cittadini campani, che però adesso non ce la fanno più, come vedi, appena possono, schizzano da tutte le parti. Ma infatti la riuscita della fase 2, diciamo, come parlavamo anche con col sindaco di Ottaviano, è un po' rimessa anche alla responsabilità e al buon senso di ognuno di noi, E questo mi soprattutto. preoccupa, perché c'è euforia. Delle considerazioni che abbiamo fatto, perché fare delle considerazioni chiaramente a tutto tondo fa bene uno ai cittadini, ma due anche ai tifosi che chiaramente anche loro non ce la fanno più, perché rendiamoci conto, tifare per il Napoli, tifare per la nostra squadra del cuore era quella parte della nostra vita che ci dà vitalità, che fa parte del nostro quotidiano. Quindi io non voglio neanche sottovalutare questo aspetto dell'amore per la propria città che passa appunto per il calcio Napoli e per questo motivo qua io ho avuto diciamo il piacere di volerti contattare perché riusciamo quindi a parlare un po' di tutto e quindi di aver dato valore anche alla questione economica ma anche alla questione istituzionale che gira intorno alla faccenda del calcio che non è uno sport come tutti gli altri, io questo lo voglio dire a grande voce. È un'industria. Insomma, io per rispondere definitivamente alla tua domanda, ma che calcio vedremo? È una sbobba, diciamoci la verità. Se eravamo abituati ai piatti gourmet, ora non sarà un piatto gourmet, ma l'alternativa non è se avere il piatto gourmet o avere un piatto più scadente. Quell'alternativa è o non mangiare o mangiare in maniera più scadente di prima, per sperare di tornare a mangiare in maniera gourmet. È chiaro che il calcio a porte chiuse, con poco allenamento, non è il calcio a cui siamo abituati. È uno spettacolo diverso, però è pur sempre quando vanno in campo, sono 11 contro 11 che provano a vincere. E comunque è una partita di calcio vera e si gioca a pallone. Dopodiché noi le vedremo in televisione e avremo almeno la possibilità di svagarci un po'. Perché in questo momento cinema chiusi, teatri chiusi, tutto chiuso, che cosa ci rimane? I film di Totò, quelli sono sempre eterni e ci divertono ancora. Però io sto vedendo che stanno riproponendo, siamo già assisti per la 342 milionesima volta che ogni estate lo ripropongono, già l'hanno riproposto a maggio. Ma veramente voglio dire, qui il problema non è dire ma che prodotto sarà, è un prodotto minore, sarà un prodotto meno bello, ma comunque è meglio di niente, perché il niente significa la morte dello sport. Ma soprattutto la morte della vita, noi ci arrendiamo al coronavirus, io penso che non dobbiamo arrenderci. Dobbiamo imparare a conviverci, questa è la verità, e quindi con senso di responsabilità. Certo, se tu mi avvali di questa considerazione, deve essere d'esempio, è sempre stato un esempio anche per le persone, no? La vita dello sportivo, di chi praticamente segue le sue regole, si sveglia presto, fa allenamento. Ti faccio un esempio.
Lo sport è stato, anzi, quello che ho fatto adesso non lo fate, non bisogna toccarsi gli occhi, la faccia, mai, toglietevi il vizio di toccarvi la faccia. Lo sport è stato sempre il faro dell'umanità, storicamente. Nelle guerre del Peloponneso dell'antica Grecia, quando c'erano i giochi di Olimpia, da cui il nome Olimpiadi, nella città di Olimpia, dove io sono stato anche a vedere il campo di Olimpia dove si facevano le gare, si fermavano le guerre. In nome dello sport si fermavano le guerre. Quando nel 1936 Hitler pretese le Olimpiadi di Berlino e quelle successive del 40, che poi non si sono mai disputate, erano state assegnate a Tokyo proprio per l'asse di ferro Berlino-Tokyo, cioè il simbolo del potere del nazismo, fu una macchina alla Reisenthal, fu data una grande cineasta dell'epoca. Una macchina potentissima organizzativa per poter riprendere in tutta la loro magniloquenza le Olimpiadi di Berlino, dovevano essere la cinghia di trasmissione della grandezza del nazismo. In quelle Olimpiadi ci fu un ragazzetto nero che si chiamava Jesse Owens, che vinse 100 metri, 200 metri, salto in lungo e staffetta 4%, si portò 4 oro. Lui, nero, contro la razza ariana presunta eletta, dando uno schiaffo morale al nazismo, lo schiaffo che diede Jesse Owens al nazismo con lo sport fu più grave di una sconfitta su un campo di battaglia del nazismo. Nel 68, quando vinsero, sempre i 100 metri, Smith primo e Carlos terzo, e salirono sul podio, all'inno americano, alla bandiera americana che saliva, loro a pugno in avanti, col guanto nero, fecero il segno del Black Power perché avevano ammazzato quell'anno Martin Luther King e vollero protestare contro la discriminazione razziale. Lo sport è stato sempre l'esempio e il faro dell'umanità, tant'è vero che dopo le guerre, la prima cosa che hanno fatto ripartire è stato sempre lo sport. Lo sport come simbolo di rinascita non si può ammazzare. Ed è questo che io vorrei sentir dire dal ministro. È questo che io vorrei. Ma se il ministro, allora se un sottosegretario, perché guarda, poi ti dico una cosa, tra le proprio di, hanno scelto dei ministri 5 Stelle, i 5 Stelle, che sono uno peggio dell'altro, Lazzolina all'istruzione, non te lo nomino e non te lo dico. Sileri, sottosegretario alla salute, non ne parliamo neanche. La tipa, l'altra, che sta con Speranza, sembra la salute, ogni volta che la chiamiamo per un'intervista pare sempre l'asino in mezzogiorno, non sa mai di che si parla. Spadafora non ne parliamo neanche, Spadafora è un specialista del salto della quaglia perché ha cambiato 8 formazioni politiche nella sua carriera. Oggi lui fa il ministro dicendo che non ne capisce, orgogliosamente, Sileri dice ma io non, il calcio è l'ultimo dei problemi, io poi non ne capisco. Ma se non ne capite, ma chi lo mette là? Ma io non lo so, ma anche l'ambito dello spettacolo, io vedo che non si sta dando attenzione a quest'altro elemento Beh no, importante. Franceschini invece, che è uno specialista, è uno bravo, perché Franceschini è uno bravo. Ripeto, se uno è bravo e cattivo, io non guardo l'appartenenza politica, a me per niente. Allora, Franceschini invece è uno che sta dando molta attenzione, ha fatto ripartire le librerie, vuol far ripartire i musei, far ripartire le mostre. Attenzione, Franceschini invece, che è un ministro capace, si sta muovendo per il suo settore. Bene, cioè il ministro dovrebbe essere il primo tifoso del suo settore. Normalmente io conosco bene la politica e ho amici che stanno tra l'altro dentro alle organizzazioni politiche, non solo dei partiti, ma all'interno proprio delle strutture, governo, cioè quelli che scrivono le leggi alla Camera. Sai come funziona? Come se fossero tutti quanti un'azienda propria. Ti spiego. Il ministro della Salute si siede al tavolo con gli altri ministri che chiede al Presidente del Consiglio i soldi. Il ministro della Pubblica Istruzione si siede e dice io voglio i soldi. Il ministro della Marina Mercantile vuole i soldi, cioè ognuno come se fossero, non nel paese Italia, ognuno tira l'acqua al suo mulino, giusto che sia così, perché io ministro mi faccio i miei piani e voglio, dico per dire, 100 miliardi. Quell'altro ministro si fece i piani, poi in una riunione collegiale si tira, si molla, allora a te ti tolgo questo, a te ti tolgo quello, a te ti tolgo... e alla fine si arriva al riparto delle risorse.
ogni ministro tira il mulino alla propria acqua, che è quella del suo ministero. Qui vediamo un ministro che è dello sport, che con lo sport non si azzecca niente, e che fa tutto il contrario. A forza dello sport. Cioè lui dovrebbe essere il primo difensore dello sport. Invece lui va in televisione a smentire il premier mezz'ora dopo che ha parlato il premier. Ma si è mai vista una cosa del genere? Io non ho parole su come sta sottovalutando la gestione di questo. Ma io mi domando e dico, no, tu metti uno a fare il ministro. Deve appartenere ai 5 Stelle, va bene, appartenere ai 5 Stelle. Ma deve essere perché è il portavoce di Di Maio o perché è uno che ha maturato delle esperienze specifiche? C'è uno che ha fatto con i bambini, che non ha mai giocato in vita sua a niente, che non ha mai partecipato a nessuna organizzazione sportiva. Cioè non è un ex presidente del CONI, uno che viene da una federazione, uno che ha maturato un'esperienza specifica in qualsiasi sport. Lui proprio con lo sport non c'ha proprio niente a che vedere. Ministro dello sport. Ministro della Salute, Speranza, ma per esempio non è il 5 Stelle Speranza, è un ex PD, uno di quelli fuoriusciti dal PD. Faceva l'assessore all'urbanistica del comune di Potenza, ministro della salute. Quello, il ministro della salute, lo fa come lo faccio io, conosce l'aspirina e la rachipirina. Basta. Questo è il problema, Umberto. Il problema è anche una riflessione Ma il su ministro quello. della salute non deve essere un medico, secondo te? No. Come minimo. Deve essere almeno un medico, un ministro della salute, o no? Ma almeno una persona competente Uno nel. che ha fatto farmacologia, uno che ha fatto medicina, uno che ha fatto l'amministratore sanitario, uno che ha fatto l'ispettore sanitario, uno che conosce il settore. Può mai essere ministro, uno faceva l'assessore all'urbanistica del comune di Potenza. E che competenze c'ha? Poi è ovvio che poi si affidano al comitato tecnico-scientifico e vediamo delle cose assurde. Che parlano i tecnici che non dovrebbero parlare al nome dei ministri. No, si sveglia quello, come si chiama, quello dell'istituto Brusaferro, si sveglia. Ah, per me le scuole non arrivano neanche a 7. Ma chi sei tu? Tu non fai il ministro, tu fai il tecnico, tu non lo puoi dire. E se io sono ministro, a te ti acchiappo per le orecchie, dico, ma te che devi dire di farsi degli esseri? Tu non le puoi fare. Il problema è questo. Oggi, poiché c'è una carenza di politica clamorosa, come al solito, una volta l'abbiamo data ai magistrati, una volta l'abbiamo data ai banchieri, adesso la stiamo dando ai tecnici della sanità, il potere di decidere. Ma è come in azienda, se io sono un bravo imprenditore, ovviamente non conosco tutto, ho bisogno di un commercialista bravo, di un esperto di fondi, di uno che sa fare i progetti. Ma sono io l'imprenditore che decido, tu mi dai consigli, poi sono io che decido cosa valuto che mi conviene di più fare e sbaglierò io semmai. Ma non faccio decidere a te che fai il tecnico che non hai la visione d'assieme del problema. Perché se io ministro mi avvalgo di un medico, poiché il rischio zero non si avrà mai fino a che non ci sarà il vaccino, non ti dirà mai fallo. Perché un medico il rischio non se lo prende. Sei tu che fai il ministro che ti devi prendere il rischio, perché devi valutare che comunque oltre alla salute c'è anche l'economia da far girare e che se la gente arriva a fine mese con i 600 euro che non arrivano, con la cassa integrazione che non arriva, ma come ci campi? Chi c'ha un ristorante e stai fermo da 2 mesi e per ripartire ci vorrà tutto il tempo che ci vorrà, con la gente che non c'ha soldi per andare a mangiare, con la paura delle misure di sicurezza, eccetera, ma perché devono chiudere questi dopo 3 anni di lavoro? Ma perché devono chiudere? E tutti quelli che lavoravano lì, che fanno? Io conosco gente che lavora nei ristoranti, su 3 mesi non porta soldi a casa. Poiché poi ci sta tanto nero, c'è tanto lavoro non emerso, anche nel calcio c'è tanta gente che non ha contratti. A questi non gli arrivano manco i 600 euro. È più facile che arrivino 600 euro a un avvocato, che bene o male guadagna bene, boh, anche loro hanno avuto i loro problemi, per carità di Dio. E tu lo Certo, sai, è l'avvocato. una categoria finita, pure quella Però dei liberi professionisti. vogliamo dare i 600 euro all'avvocato o li vogliamo dare al povero Cristo che alleni i ragazzi e che non c'ha nessun contratto e che non sa come mangiare?
Quindi sottolineiamo anche la problematica che esiste un'economia sommersa anche nel mondo del calcio che sta soffrendo. Soprattutto perché i dilettanti, nessuno ne parla. La Serie C ha avuto la cassa integrazione, ma in qualche modo, in qualche maniera, qualcosa arriva ai calciatori di Serie C, perché la gran parte dei giocatori di Serie C ha contratti fino a 30.000 euro e quindi accedono alla cassa integrazione. Ma i dilettanti, che è il mondo più grosso del calcio italiano, perché i professionisti sono il 2% del calcio, il 2%, la gran massa. Sono quelli che non sono tutelati per niente e stanno per strada. Dice, ma tu ti preoccupi dei lavoratori del calcio e perché non ti preoccupi di altri settori? Io mi occupo di sport e parlo di sport. Voi Mentre occupare delle vostre cose. Peppe Iodice, amico mio, che fa spettacolo, giustamente protesta per lo spettacolo. Ma se tu mi chiedi, facciamo un discorso allargato, io ti dico che non bisogna lasciare dietro nessun settore. Cioè vanno valutati tutti. Un ministro non può dire, è un delitto. Io lo incriminerei. Uno che dice il calcio, ah, beh, abbiamo altri problemi, è l'ultima cosa. Non c'è nessuna ultima cosa. Quando si parla di problemi, sono tutti uguali e tutti importanti. E vanno valutati parallelamente tutti. Non c'è un prima e un ultimo. Ovviamente ci sono i beni primari, pane, latte, le cose fondamentali per garantire la sopravvivenza. Ma dopo di quello, tutti gli altri problemi sono importanti, tutti, perché ci sono vite di tutti in gioco. Quindi risolvere le incompetenze appellandosi al tecnicismo sic et simpliciter, non considerando quelle che sono poi le esperienze nei settori, è comunque pericoloso in questo senso. Quindi fondamentalmente bisogna affidarsi, a mio parere, soprattutto a chi da anni è nel campo appunto del calcio e ne conosce, diciamo, le problematiche. Ci dice Francesca Beneduce, è vero che la categoria dilettantistica scomparirà? No, no, per carità, no, no, non no, scompare, ringraziando a Dio, no, ma ci sono molte società che salteranno, molte organizzazioni che entreranno in crisi, i dilettanti nel calcio e anche negli altri sport avranno tanti problemi. Sono i più colpiti in assoluto, sono quelli di cui si parla di meno. Anche qui io governo avrei preteso di sedermi al tavolo con la Lega Calcio e dire, signori, io vi faccio ripartire. Cerchiamo di trovare le misure meno pericolose, non più sicure, che qua di più sicuro non c'è niente, meno pericolose possibili. Ma ho un patto però, che io governo, faccio la mia parte, ma tu Lega Calcio porti il fondo di solidarietà dal 6% all'8% e dai questi soldi ai dilettanti, perché noi dobbiamo far sopravvivere tutti, non solo voi professionisti. Io governo. Cercherei l'equità sociale, obbligherei l'Associazione Calciatori, la Lega Calcio a mettere i soldi nel piatto e darli a chi ne ha bisogno, che sono le società dilettantistiche. La C e la D e tutto il mondo dilettantistico sono i più penalizzati. Invece di pensare a proteggere i ceti deboli, si sta facendo saltare il sistema, che è la cosa più stupida, è come buttare a mare il bimbo con tutti i panni. Allora, io Umberto, io ti ringrazio, Prego. abbiamo avuto 40 minuti intensi, spero che tu riaccetterai di nuovo l'invito dalla parte della nostra redazione perché siamo onorati dei tuoi, non soltanto della tua esposizione, ma anche dei consigli che stai dando al ministro Spadafora. Insomma, ministro Spadafora, ascolti un po' Umberto Chiariello, questo glielo dico io, ascolti un po' Lo l'esperienza. faccio gratis, non ho bisogno di soldi. Fare il tecnico, non si preoccupi. Ok, Scherzavo ovviamente, allora ti grazie. saluto, un abbraccio nella speranza che ci vedremo dal vivo, ma Virtualmente, virtualmente. sicuramente qui. Allora, Ciao. buonasera, grazie.